dico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Aspettando l'anno che verrà. Ancora una sconfitta, questa volta contro l'Udinese di Gigi Del Neri, e il Pescara resta inchiodato all'ultimo posto della classifica di Serie A. Un buon primo tempo, giocato anche a buoni ritmi, non è bastato ai biancazzurri per conquistare un risultato positivo. Nel secondo tempo ha prevalso la maggiore consistenza fisica e atletica dei bianconeri, che conquistano l'intera posta in palio senza spendere moltissime energie. Per risalire la china serve altro al nuovo Pescara di Zeman, e il tempo non gioca a favore del tecnico di Praga, non per questa stagione almeno. Ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Dopo Leonardo Mancuso arriva Mattia Proietti. Continua nel frattempo la campagna acquisti del Pescara in vista della prossima stagione. Dopo l'acquisto di Leonardo Mancuso, 18 gol in questo campionato con la San Benedettese, arriva, sempre a parametro zero, un centrocampista dal Bassano, Mattia Proietti, classe 1992. Il secondo tassello di quella che sarà la Zemallandia che verrà. Doppio colpo dunque della società di Daniele Sebastiani, che si assicura due giovani calciatori molto richiesti sul mercato e che scelgono il Pescara anche per essere allenati da Zeman. Ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. A Bergamo un impegno difficile. Non tranca in inganno la sonora sconfitta dell'Atalanta nell'ultima giornata di campionato. La squadra allenata da Giampiero Gasperini è la vera rivelazione della stagione e nonostante abbia perso, cammin facendo, un calciatore forte come Gagliardini, nel frattempo diventato titolare inamovibile nell'Inter di Pioli, resta una squadra molto forte e temibile in tutti i suoi uomini. A Bergamo quindi senza fare troppi calcoli, Zeman del resto non è solito farne, e con un unico obiettivo: fare risultato per rendere viva l'ultima parte del campionato. Buon calcio a tutti. Se quest'anno poi passasse in un istante.